celebrare il premio Silvio Bianchi nella giornata mondiale del volontariato è stato sicuramente un evento di ringraziamento nei confronti dei tanti volontari che animano il nostro sistema campus. Parliamo di diverse realtà, parlo di quelle operative che sono rappresentate dalla Fondazione Alberto Sordi, dal Policlinico e dall'Università, in cui tantissimi volontari svolgono le loro attività diversificate. Troviamo tanti giovani che si sono avvicinati al volontariato. Questo è molto bello, un investimento per il futuro, di dove il volontariato nasce spontaneamente e non nasce a fronte di un'emergenza. È un buon auspicio per il futuro e penso che avremo anche dei cittadini più belli. Penso che il volontariato sia mettere a frutto i talenti che ognuno di noi ha. Più si dà e più si riceve. Ed io ho scoperto che il piccolo gesto e il guardare l'altro negli occhi restituisce poi una pienezza nella vita che uno vive. E quindi secondo me il volontariato è questo, nel senso mettersi a disposizione, fare anche delle piccole cose, quindi uno si accorge che quel piccolo che fa ritorna, diciamo, aumentato. Per me fare volontariato significa dedicare del tempo, che non è avere del tempo libero e impegnarlo in quello, ma scegliere di passare del tempo con altre persone, perché quello che ti danno gli altri non è mai quanto tu dai a loro. Narnia è una realtà bellissima dove ci sono tra gli 8 e i 10 bambini dai 6-7 anni fino ai 15-16 anni. Noi lì li aiutiamo a fare tutto, cerchiamo di essere amici, complici, a volte anche un po' insegnanti.